Benvenuti a tutti e vediamo, predici il tuo futuro con quell'uomo. Dagli queste 5 regole. Prima di affrontare il tema però metti un like, condividi il video con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Se ti va di fare una piccola donazione al canale, basta che vai nella home page, il tastino è il tastino, basta che vai sotto il video, tastino super grazie, fai una piccola donazione. Se invece vuoi usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti, basta che vai nella home page, tastino abbonati, vicino al tastino iscriviti e selezioni l'abbonamento che preferisci. Ma adesso veniamo al tema. Predici il futuro con quell'uomo, dagli queste 5 regole. Allora, se tu vuoi far innamorare un uomo, devi mettere dei vincoli analogici, non dei vincoli logici, e devi, tra virgolette, dargli delle regole, fare delle cose che in qualche modo lo coinvolgono. E ci sono delle regole, se tu vuoi avere un futuro, tra virgolette, positivo con un uomo. Intanto nelle prime fasi, diciamo, nelle fasi di coinvolgimento, quando inizi a coinvolgere un uomo, la prima cosa che devi fare è, diciamo così, farti vedere come una donna intrigante, farti vedere come una donna interessante, raffinata, eccetera, eccetera, sensuale, seducente, ma, e questo poi è molto importante, una donna che lui può presentare tranquillamente a sua madre, perché per molti uomini la figura materna è fondamentale, anche l'immagine della figura materna, cioè diventa la donna di riferimento, il giudizio della madre diventa veramente un giudizio molto molto importante. E se un uomo non dà o non darebbe, diciamo, come possiamo dire, non presenterebbe una donna alla madre, è perché questa donna poi non la vede come la donna della sua vita. Questo va tenuto presente, è un dato importante, un dato fondamentale. Questo è quello come devi presentarti, no? Quindi anche nel look, nell'abbigliamento, nella conversazione, essere una donna raffinata e elegante con una certa cultura. Se non c'è la cultura, fatela. Oggi sono tutti gli strumenti, diciamo, non si tratta di scolarizzazione, si tratta proprio di sapere anche, come dire, bisogna allenarsi in questo, come in tutte le cose nella vita, ma questo è fondamentale per trovare un uomo giusto, un uomo che ti possa, in qualche modo, che possa essere un uomo giusto per te. Poi, una volta che tu fai questo e lo attrai, lo stuzzichi anche ovviamente, non devi fregartene, ma se non gliela do, gliela darà qualcun altro. Gliela darà sicuramente qualcun'altra, ma questa qualcun'altra non lo farà innamorare, perché gli uomini si innamorano desiderando. Lui se ne potrà fare anche 500, ma si innamorerà di te, che sei l'unica che non gliel'ha data e che ha stimolato le sue fantasie, ha stimolato le sue emozioni. Questo è il primo vincolo analogico, la prima regola che gli puoi dare. Poi, questa cosa qua deve indurlo a investire sempre di più su di te. E ci deve essere un'altra regola, che se non ti dà tutto, allora tu non vuoi niente. Questo è fondamentale, cioè, se lui ti dà le briciole, tu devi sparire. Non devi dirgli niente a livello logico, razionale. Devi proprio sparire completamente e non farti vedere neanche più con il binocolo. Non ti devi far vedere neanche più con il binocolo. E questo è un altro punto fondamentale che ti suggerisco di portare avanti. Perché se non sparisci, se sei sempre lì più o meno a farti vedere, ma forse qua, forse là, allora non otterrai assolutamente nulla da quest'uomo. Non riuscirai a raggiungere nessun risultato. Non riuscirai a essere vista come una donna di qualità, non riuscirai a essere vista come una donna di valore, verrai sempre vista come una che vale poco, come una che non ha una grande importanza. Purtroppo
Questo è un qualcosa che devi tenere in considerazione. Gli uomini si innamorano di donne che hanno un valore. Gli uomini si innamorano di donne che sanno quello che vogliono. Questo è un punto fondamentale. Quindi, se lui non ti dà tutto quello che vuoi, tu sparisci senza dirgli niente. Un'altra regola è non mettere vincoli con la ex, non farla gelosa, non far questo, non far quello, però è ovvio che se lui c'è ancora in testa un'altra, è un'altra cosa per cui tu devi sparire. Perché se tu sei lì presente, favorisci la ex fondamentalmente che non c'è più. Quindi non devi stare con lui se sta ancora a pensare alla ex. Ovviamente non devi dirgli niente, non devi dirgli ah, non devi vedere, non devi fare. No, assolutamente. Questo è il bacio della morte e della seduzione, questo è il canto del cigno della seduzione. Però, se lui continua ancora a pensare alla sua ex, tu devi sparire. E poi per creare una relazione che possa essere importante, devi necessariamente entrare nella sua vita, quindi devi fare in modo che lui ti presenti i suoi familiari, altrimenti anche qua lo penalizzi con l'assenza. Lo penalizzi con la non presenza. Quando lui arriverà a presentarti la madre, allora questo sarà già un punto di partenza fondamentale. E a quel punto lì avrai un'arma in più, che sarà quella di creare un buon rapporto con sua madre. Tra virgolette, piacere alla madre. Mai scontrarsi. Ecco, questo sarebbe un altro grave errore. Creare un buon rapporto con la madre, piacere alla madre, sarebbe l'ideale per, diciamo, far innamorare un uomo, per coinvolgere un uomo, per sedurre un uomo. Perché, che ti piaccia o che non ti piaccia, gli uomini, come dire, il giudizio della madre ha un'influenza notevole, potente su qualunque uomo, questo te lo posso garantire. E poi, un altro punto fondamentale è, diciamo, essere una donna motivante, cioè non che lo ostacola nelle sue passioni, nelle sue ambizioni, ma che lo motiva e lo spinge, lo facilita nelle sue, come possiamo dire, ambizioni. Quindi una donna che lo aiuta. Con questo vai a creare un legame fortissimo, per cui posso garantirti che lui si innamorerà tantissimo di te, si coinvolgerà. E è una previsione, diciamo, di un futuro a lungo termine con quell'uomo. Molto importante questo. Se vuoi tenere una vita, diciamo, che possa essere soddisfacente da questo punto di vista. Metti un like se il video ti è piaciuto e ovviamente condividilo con i tuoi amici. E inoltre iscriviti al canale attivando la campanella.